Vabbè, stacco un attimo. Allora, oggi discutiamo parliamo di potenza elettrica in regime sinusoidale. Quindi, generiamo come al solito il nostro dipolo che lavora in regime sinusoidale. E quindi, per definizione, la sua tensione e la sua corrente assumeranno questa forma generale. Ampiezza seno di omega t più una fase iniziale. Scriviamo per entrambi la formulazione che evidenzia il valore massimo o, in alternativa, come ricorderete, il cosiddetto valore efficace, cioè il valore massimo diviso radice di 2. Allora, la potenza elettrica assorbita, detta anche potenza istantanea, sì, allora, potenza istantanea. Ci riferiamo a quella assorbita, sappiamo che per definizione, avendo adottato sul nostro bipolo la convenzione normale, è il prodotto V per I. Ovviamente, essendo sia V che I funzione del tempo, la potenza istantanea è funzione del tempo, quindi istante per istante ci dirà come oscilla l'assorbimento in watt di questo bipolo. Ovviamente questa è una definizione che vale per qualunque bipolo. Se il bipolo in esame lavora in un circuito che si trovi in regime sinusoidale permanente, allora tensione e corrente non sono qualsiasi, ma sono esprimibili in questa forma. E quindi posso pensare di sostituire queste sinusoidi e sviluppare questa potenza. Allora, se faccio questo, mi accorgo che la potenza istantanea è il prodotto di due funzioni sinusoidali isofrequenziali, per definizione. Adesso, se applico un po' di trigonometria, in particolare, se ricordate, le formule di Werner, posso sviluppare il prodotto dei seni come combinazione di funzioni trigonometriche legate alla differenza e alla somma degli argomenti. Sono semplici formule trigonometriche. In particolare, il seno di x per il seno di y, come si sviluppa? Si sviluppa come un mezzo, quindi c'è un fattore 2 che tiriamo fuori, che moltiplica il coseno della differenza degli argomenti, quindi il coseno della differenza degli argomenti sarebbe omega t più alfa meno omega t meno beta, meno il coseno della somma degli argomenti, quindi omega t più alfa più omega t più beta.
Vabbè, qui ho applicato semplicemente un po' di formulette di trigonometria. Bene, quando vado a esprimere il prodotto dei seni come differenza del coseno della differenza degli argomenti meno il coseno della somma degli argomenti, mi accorgo che il primo pezzo non dipende più dal tempo, perché quando vado a sottrarre gli argomenti sparisce il tempo. Quindi mi accorgo che la mia funzione pt è fatta in questo modo. È fatta della somma di due pezzi. Il primo dei quali non dipende più dal tempo, è costante. Vedete? Quindi la potenza istantanea non è una sinusoide, del resto noi stiamo lavorando nel mondo delle funzioni sinusoidali a frequenza costante, frequenza bloccata, operazioni lineari come applicazione delle leggi di Kirchhoff o di caratteristiche lineari come anche incluse le derivate, lasciano la funzione nello stesso dominio, e quando una funzione sinusoidale si ottiene una funzione sinusoidale, operazioni non lineari come prodotto ci fanno uscire dal dominio. Questa funzione qui non è esprimibile come una funzione sinusoidale. Infatti il pezzo di due è la somma di due pezzi. Un pezzo è costante, o se volete è una sinusoide a frequenza zero, cioè non oscilla più. Il secondo pezzo è una sinusoide che oscilla a frequenza doppia. Quindi se i generatori hanno imposto 100 radianti al secondo, tutte le tensioni e tutte le correnti oscilleranno con questa pulsazione, la potenza oscilla con pulsazione doppia, o se volete con periodo metà. Questo pezzo di potenza. L'altro pezzo è costante. Quindi essenzialmente dal punto di vista matematico, voi cosa avete? Avete una funzione sinusoidale, può essere la corrente o la tensione, questa o questa, che ha media zero. Il seno oscilla tra meno Qm e Vm, tra meno Im e Im, quindi oscilla intorno al valore zero. Se volete, le aree sono perfettamente bilanciate se prendete un intero periodo. Ok? Questa funzione, quindi questa può essere o bdt oppure idt. Questa funzione invece come è fatta? Intanto questa è una funzione che ha un pezzo che oscilla a frequenza doppia. Cosa significa? Significa che se questo è il periodo della funzione tensione, della funzione corrente, in realtà questa funzione pdt oscilla a periodo, con un periodo che è la metà, essendo la sua pulsazione il doppio. Quindi significa che nell'intervallo in cui questo compie un semiperiodo, questa qui compie un intero periodo. Quindi farà così. Questa è la componente che oscilla. A questa componente, per ottenere tutta la potenza, dovete sommare una componente costante. Sommare una costante a una sinusoide che significa? Significa che non oscilla più intorno a zero, ma dovete traslarla e ottenere una funzione che oscilla intorno alla costante. Sarà qualcosa del genere. Per esempio, potrebbe essere qualcosa del genere. Ok? Bene, quello che è certo è che questa funzione non è sinusoidale. Dal punto di vista matematico non serve dire nient'altro. Andiamo a vedere invece dal punto di vista, se volete, fisico, cosa si può dire.
Ora vedete, io posso scrivere, cancelliamoci questi grafici che poi riprenderemo con calma, io posso scrivere che la PDT è somma di una funzione costante che chiamo P maiuscola più una P con F di T che rappresenta la parte variabile con il tempo. In particolare P è uguale a I con M mezzi coseno di alfa meno beta, mentre P con F di T ha la stessa ampiezza, ma dipende dal tempo secondo funzione sinusoidale a frequenza doppia. Il primo pezzo si chiama potenza media. Entrambi sono watt, ovviamente, sono due pezzi di una funzione P di T che si misura in watt. Questa è la cosiddetta potenza media. È una costante del tempo. Questa invece è la cosiddetta potenza fluttuante o flottante, se vi Perché si chiama potenza media? Perché se io non sono interessato a cosa fa la potenza istante per istante, ma a cosa fa la potenza in un intervallo pari al periodo, per esempio, di oscillazione, io posso chiedermi quanto vale qual è il valore medio di questa funzione nel periodo. Come si calcola la media di una funzione in un periodo? La media integrale di una funzione è definita in questo modo. Prendete una funzione qualsiasi, la integrate in un certo intervallo, integrale vi dà l'area, plus questa y di x e questa di x. Chi è il valore medio di questa funzione? Qual è il valore medio integrale di questa funzione? È quel valore, chiamiamolo y medio, con due. Questo valore y medio è quel valore tale per cui l'integrale tra x0 e x1 della funzione lo potete esprimere come il valore medio per la misura dell'intervallo di integrazione. In altre parole, se volete ragionare in termini geometrici, sarebbe l'altezza di quel rettangolo di base delta x tale che l'area del rettangolo uguaglia l'area sottesa alla curva. In altre parole, invece di calcolarvi il valore medio, vi consente di calcolare l'area esprimendola come l'area di un rettangolo. Ok? Questo è un teorema che avete visto nel corso di analisi. Questo valore si chiama valore medio integrale di una funzione. Se la funzione è continua e regolare, questo valore medio è ben definito. Ora, se vado a calcolarmi il valore medio di questa funzione, devo fare l'integrale tra 0 e t gradi. Se voglio il valore medio in un periodo. Allora, quando vado ad integrare questa funzione, avrò due pezzi, il pezzo costante e il pezzo fluttuante.
L'integrale è un operatore lineare, quindi l'integrale della somma diventa anche uguale alla somma degli integrali. Quindi avremo 1 su t che moltiplica l'integrale tra 0 a t della parte costante più 1 su t l'integrale della parte flottante. Ovviamente il primo addendo è semplice, è l'integrale di una costante, quindi quanto vale? Varrà la costante per l'intervallo di integrazione. Quindi avrete 1 su t, p per t, quindi t e t va via. Bene, il secondo integrale lo potremmo calcolare analiticamente, non sarebbe neanche così complicato. In realtà si può far vedere molto più facilmente che deve valere per forza 0. Perché? Ricordatevi, vi ho fatto osservare prima, la funzione PDF, la parte fluttuante, è una sinusoide che oscilla a frequenza doppia rispetto alla frequenza di partenza. Questo significa che in qualunque intervallo di tempo che abbia durata pari a t, se questo intervallo, qualunque sia l'istante di inizio, non mi interessa l'istante di inizio, mi interessa che l'intervallo considerato è pari a un periodo. In un periodo di oscillazione dei generatori e quindi delle sinusoidi, tensioni e correnti, ho due periodi di oscillazione della potenza fluttuante, visto che la sua frequenza è doppia. Ok? Ma l'integrale di una funzione che cos'è? L'area sottesa, col proprio segno. Quindi io avrò una semionda positiva, una semionda negativa, un'altra positiva e un'altra negativa. Quanto è l'integrale? 0. Purché io faccia integrale su un numero intero di periodi, sarà sempre 0. Se prendete un intero periodo, per definizione avete preso tutta la semionda positiva e tutta la semionda negativa. Quindi si compensano perfettamente. Se fate l'integrale su un intervallo diverso dal periodo, o frazione del periodo, e allora questo risultato non vale. Se io mi fermo qui, l'integrale non sarà 0, ma sarà positivo, perché questa l'ho compensata con questa parzialmente l'ho compensata, ma non totalmente. Quindi verrà un valore positivo. Quindi se faccio integrale sul periodo, la potenza fluttuante non dà contributo. E quindi il motivo per cui quella P maiuscola viene chiamata potenza media è perché rappresenta proprio la media della funzione potenza, la media integrale nel tempo della funzione potenza. Ok? In altre parole, se voi andate ad osservare l'andamento dell'assorbimento di un carico, noi potremmo trovare questa situazione. Vedete? Potreste trovare la situazione di una funzione P di t che è una funzione oscillante intorno ad un valore medio che è costante. Quindi la differenza di tensione e corrente non oscilla intorno a zero, ma si trova ad oscillare intorno ad un valore P maiuscolo, potenza media. Questo è il valore P maiuscolo. E perché è importante questo valore? Perché se io voglio calcolare l'energia ceduta al carico in un periodo, non mi serve conoscere P di T, mi basta conoscere P maiuscolo, per la stessa ragione di prima. L'energia U tra l'istante 0 e l'istante T grande, chi è per definizione? Per definizione è proprio l'integrale tra 0 e T di P di T. E per quello che ci siamo detti,
non è altro che la potenza media moltiplicata il periodo. Ok? La potenza flottante vi dà media zero, quindi dal punto di vista energetico è nulla, il suo contributo è nullo se calcoliamo l'energia su un periodo, su ovviamente multipli interi del periodo. In un circuito che lavora in regime usurale, in corrente alternata a 50 Hz, sono 50 cicli al secondo. Se volete calcolare l'energia che depositate e cedete al vostro carico, oppure che erogate, se quel bipolo fosse un generatore, per ogni ciclo basterebbe conoscere la parte costante, come se si trattasse del circuito, di un circuito, di un bipolo in regime stazionario. Qual è l'unica differenza rispetto a quella situazione? Se io fossi in regime stazionario, I sarebbe V per I. Se io conoscessi tensione e corrente ai capi di un bipolo che lavora in un circuito di regime stazionario, la potenza è semplicemente il prodotto V per I. In questo caso, il regime sinusoidale, la potenza, la componente di potenza, tra virgolette, utile, significativa ai fini del calcolo dell'energia, e cioè questa parte costante, potenza media, si esprime come Vmim mezzi per il coseno di alfa meno beta, regime sinusoidale. Sono sempre watt. Bene, la prima osservazione è che c'è questo fattore un mezzo. In realtà questo fattore un mezzo si può tranquillamente far sparire. In che modo? Invece di utilizzare per descrivere le sinusoidi l'ampiezza massima, si utilizza il valore efficace. E anzi, è proprio questo il motivo per cui si introduce, il valore efficace, e poi capiremo perché. In realtà il vantaggio di utilizzare il valore efficace sta solo qui. Se io utilizzo il valore efficace, V con M diviso radice di 2 lo sostituisco con V, valore efficace, I con M diviso radice di 2 con I, valore efficace, e quindi la formula diventa più simile a quella del caso stazionario, con la differenza però che adesso questi sono valori efficaci. Quindi ci possiamo sbarazzare di quel fattore un mezzo semplicemente definendo questa nuova quantità, che vi ricordo essere la piezza massima della sinusoide scalata del 30%, cioè divisa per radice di 2. V per I coseno. C'è ancora qualcosa che rende il regime sinusoidale diverso dallo stazionario. Perché, posto che io adesso lavori con i valori efficaci, quindi prendo una sinusoide da 300 volt di ampiezza massima, il suo valore efficace sarà 230. Utilizzo quel valore. In realtà, anche se moltiplicassi i due valori efficaci, non troverei la potenza assorbita dal bipolo. Perché? Perché la potenza, i watt assorbiti dal bipolo, non dipendono solo da tensione e corrente applicata, ma anche da questo signore, da un coseno. Di chi? Questo è il coseno di alfa meno beta. Alfa meno beta che cos'è? Nel piano dei fasori, rappresenta la differenza delle fasi, degli angoli del vettore tensione rispetto al vettore corrente, cosiddetto sfasamento, di cui abbiamo parlato
nella lezione in cui vi ho introdotto il concetto di impedenza. Ci torniamo fra un attimo. Prima di vedere che cos'è questo signore, vediamo cosa fa. Tecnicamente questo si chiama fattore di potenza. Il coseno si chiama fattore di potenza. Il fattore di potenza è il coseno di un angolo che, come vedremo, anzi, come sappiamo, in valore assoluto assumerà valori compresi tra 0 e 1. Cosa significa? Che se voi applicate una tensione a una corrente sinusoidale, a un dipolo, non è affatto detto che i watt saranno V per I, valore efficace. Potrebbero essere V per I, ma anche 0. E da chi dipende? No, coseno può essere 0. Caso peggiore, applicate tensione e corrente e non ricavate nulla, non state assorbendo nulla. Caso tra virgolette migliore, se volete massimizzare l'assorbimento, coseno uguale a 1. Tutto il prodotto V per I si trasforma in watt. L'ampiezza di questo coseno, o la esprimete così, si chiama potenza apparente, tipicamente viene indicata con la lettera A oppure con la lettera S. Entriamo nel merito di questa discussione. Cerchiamo di capire un po' meglio cosa accade. Allora, cosa abbiamo ottenuto da tutti i nostri passaggi? Ripetiamoli qui. Che la potenza istantanea si esprime come P più P con F di T, che P è la potenza media ed è una costante che può essere espressa come V per I cos'è di alfa meno beta oppure Vm Im mezzi coseno di alfa meno beta. E poi abbiamo la potenza fluttuante che ha un contributo medio pari a zero nell'intervallo di tempo dato dal periodo. Possiamo esprimere come Vm Im mezzi meno Vm Im mezzi coseno di 2 omega t più alfa più beta. Bene. Se volete, questa la potete anche scrivere come A coseno di alfa meno beta. Ok? Dove A è la cosiddetta potenza apparente. La potenza apparente si misura in volt ampere. Ok? Quindi in un sistema in corrente alternata, noto il valore efficace di corrente e di tensione, voi non sapete watt, ma sapete i volt ampere. Quanti di questi volt ampere si tradurranno in watt dipende dal fattore di potenza. Il fattore di potenza a sua volta da chi dipende? La volta scorsa abbiamo detto, se io vado a rappresentare nel piano dei numeri complessi i fasori di corrente e di tensione, può accadere in generale questa situazione, che la corrente avrà il suo angolo, che la tensione avrà il suo angolo e che quindi tra corrente e tensione ci sarà un certo sfasamento. Il fattore di potenza diminuisce all'aumentare dello sfasamento, perché essendo un coseno, quando è che assumerà il suo valore massimo? Quando il suo argomento è zero.
Quindi quando i due vettori saranno allineati, avrete alfa meno beta uguale a 0, coseno di 0 uguale a 1, tutta la potenza apparente diventa potenza media, e cioè watt. Qual è il caso estremo opposto? Immaginate la quadratura di questi due vettori, quindi quando la tensione è ortogonale alla corrente, l'angolo compreso è 90 gradi e quindi il coseno è 0. Avete 10 volt, avete 2 ampere, 20 volt ampere, 0 watt. Non c'è assorbimento. Tecnicamente che cos'è V per I coseno di alfa meno beta? Dal punto di vista dell'algebra dei vettori, non è altro che il prodotto scalare di questi due vettori. Come si fa il prodotto scalare di due vettori? Per definizione, modulo del vettore per il modulo dell'altro vettore per il coseno dell'angolo compreso. Quindi la potenza media la potete anche definire andando a guardare i fasori, facendo il prodotto scalare di questi due vettori, oltre che lavorando con le funzioni sinusoidali del tempo. Bene, tutto quello che vi ho detto si può ottenere, invece che lavorando con le funzioni del tempo, si ottenere in maniera molto più veloce dai fasori. In altre parole, supponete di aver introdotto i fasori di tensione di corrente. Quindi non voglio più sviluppare i miei conti nel tempo, ma avendo introdotto i fasori, e chiaramente come sappiamo io ho due possibilità, posso introdurre il fasore lavorando o con l'ampiezza massima o con il valore efficace, questo è assolutamente discrezionale. Quindi supponete di aver tradotto le due sinusoidi in fasori. Ok? In uno dei due possibili modi. Supponiamo di aver utilizzato per esempio la corrispondenza che coinvolge le ampiezze massime. Bene, si definisce, una volta che avete risolto il circuito, conoscete quanto vale V fasore e I fasore, quindi conoscete questo numero complesso, potete calcolarvi la cosiddetta potenza complessa. Cos'è la potenza complessa? È un numero complesso che è definito in questo modo. Un mezzo V per I coniugato, ovviamente ci stiamo riferendo dall'inizio alla potenza assorbita, con questa scelta dei versi tutto quello che diciamo è sempre soggetto a un cambio di segno nel momento in cui passiamo da assorbita derogata a parità di convenzione, oppure vogliamo l'assorbita con la convenzione del generatore. Tutto questo l'ho detto all'inizio, continuo a dirvelo fino all'esaurimento. La potenza complessa si definisce così se abbiamo adottato i valori massimi nella scelta dei fasori, e cioè la prima opzione. Si definisce invece V per I coniugato quando usiamo i valori efficaci. Quindi, anche qui, come tante altre volte in questo corso, siamo noi a scegliere, ma poi dalla nostra scelta occorre effettuare scelte coerenti nelle formule da utilizzare. Se usiamo i valori massimi, allora la formula è questa, altrimenti usiamo questa. Se usiamo i valori efficaci. Bene, supponiamo di utilizzare ad esempio i valori massimi, come avevo detto.
Chi è vi periconiugato? Il numero complesso coniugato, vi ricordo, è quel numero complesso che ha lo stesso modulo ma fase di segno opposto. E quindi io scriverò I con M elevato a J alfa, I con M elevato a meno J beta. Questo è il coniugato di... Adesso, se vado a utilizzare le proprietà degli esponenziali, questo diventerà un mezzo pi con m I m elevato a j alfa meno beta. Bene, a questo punto non mi resta che metterlo in forma cartesiana, e questo è semplice perché posso utilizzare direttamente la formula di Eulero. Quindi ottengo un mezzo pi con m I con m coseno di alfa meno beta più j un mezzo I con m seno di alfa meno beta, e questo è il numero complesso che chiameremo potenza complessa. È un numero che si calcola facilmente una volta che abbiamo risolto il problema del dominio dei fasori. Conoscete i fasori di EI, fate V per i coniugati, ottenete un numero complesso. Il numero complesso ha una parte reale e una parte immaginaria. Andiamo a guardare la parte reale. Chi è la parte reale di questo numero complesso? È proprio P maiuscolo. Vedete? La parte reale di A è proprio quella componente dell'APDT più significativa ai fini del calcolo energetico, quella che abbiamo chiamato potenza media. Vedete? Poi avrò una parte immaginaria che chiamerò Q, che ha formalmente la stessa espressione, semplicemente invece che dipendere dal coseno dipende dal seno, ma l'argomento è lo stesso. Primo risultato, quindi, se mi interessa calcolare la potenza media, perché ad esempio voglio calcolare l'energia assorbita da quel dipolo e so che quello è il pezzo significativo della PDT, non c'è bisogno di prendere le funzioni sinusoidali IDT, VDT, moltiplicarle, applicare le formule trigonometriche, fare la media integrale e tirare fuori quel numero, perché se io ho già risolto il problema con i fasori basta fare questo prodotto V per I coniugato e prendersene la parte reale. Quindi la parte reale della potenza complessa coincide con la parte media della potenza istantanea. Per questa ragione questa viene anche chiamata potenza reale. E ovviamente si misura in watt. La parte immaginaria, quindi la potenza reale, come vedremo, ci darà conto poi materialmente dell'assorbimento in watt del nostro sistema. La parte immaginaria non ha un'immediata, diciamo, interpretazione fisica come la parte reale. Si chiama potenza reattiva. E per questa ragione la P, oltre che essere chiamata potenza media e potenza reale, viene anche chiamata potenza attiva. P ha tre aggettivi equivalenti: media, reale o attiva, dipende dal punto di vista che vogliamo dare. La potenza reattiva, come vedremo, non ha un significato fisico associabile alla potenza istantanea. Attenzione!
La decomposizione nel tempo P più PFT non c'ha niente a che fare con A più CQ, se non il fatto che la parte reale coincide con la parte costante. Ma non c'è assolutamente un legame di trasformazione fasoriale tra P di T e A. In altre parole, A non è fasore di P. Del resto, P, non essendo una funzione sinusoidale, non può neanche essere trasformata secondo la trasformazione fasoriale. Quindi il legame che c'è è un legame indiretto. La parte reale di questo numero complesso coincide con la parte costante di quella funzione del tempo. La potenza vera, tra virgolette, quella che potremmo misurare istante per istante, non è certo A, ma è P di T. Quella è la vera potenza. Questo, se volete, è uno strumento matematico che è utile perché è facilmente calcolabile in nodi fasori e ci consente, calcolando nella parte reale, di estrarre la stessa informazione che potrei estrarre nel tempo, ma con un procedimento più laborioso, prodotti sinusoidi, integrali e compagnia. Mentre qui è molto più semplice. Perfetto. La potenza reattiva rappresenta un indicatore, poi vedremo meglio nelle prossime lezioni, della presenza di componenti reattivi. Vedremo che se nella mia rete ci sono solo i resistori, Q è zero. Tutta la potenza diventa reale. Se nella rete ci sono resistori e elementi dinamici, induttori o condensatori, allora Q diventa diversa da zero. Q non sono watt. P si misura in watt. Q si misura in voltampere reattivi, via R piccole, R piccola, la VAR come nel calcio. Proprio a stressare il fatto che un dipolo assorba Q non significa che sta assorbendo watt. Poi daremo un significato all'assorbimento di Q, ma non è direttamente legato alla P di T, a quello che poi noi paghiamo in bolletta, cioè l'integrale di P di T, l'energia elettrica assorbita in un certo intervallo. Bene, chiudo facendovi osservare che il valore, il modulo della potenza complessa chi è? Il modulo della potenza complessa è proprio un mezzo VMIM, quello che prima abbiamo chiamato potenza apparente. Quindi la potenza apparente, se volete, è anche uguale alla radice quadrata di P quadro più Q quadro. Su questo poi avremo modo di tornarci durante gli esercizi. Del resto mettete in evidenza il coefficiente comune a coseno e seno, coseno al quadrato più seno al quadrato vi dà 1 e vi ritrovate il risultato che conosciamo già. Tutto quello che vi ho detto vale lo stesso modo nel momento in cui passiamo dai valori massimi ai valori efficaci. Avremmo questa definizione, V per I coniugato, avremmo che la potenza complessa sarà definita come V per I coseno dello sfasamento più J V per I seno dello sfasamento. La potenza apparente sarebbe V per I. Tutto quello che vi ho presentato non dipende dal dipolo considerato. Non abbiamo detto da nessuna parte chi c'è in quella scatoletta. Tutti questi risultati sono risultati legati al tipo di funzione che descrive la corrente e la tensione, cioè all'ipotesi di regime sinusoidale permanente. Prossima lezione vedremo come, mettendo qualche condizione in più sul dipolo, in particolare andremo a vedere tutto questo come si traduce nel momento in cui il dipolo è un'impedenza. Perché quando il dipolo è un'impedenza, sappiamo bene che, l'ho visto la scorsa lezione, alfa meno beta è proprio la fase dell'impedenza. E quindi sarà l'impedenza che ci dirà di quanto si sfasano corrente e tensione e quindi quanto varrà la potenza attiva e la potenza reattiva.